La cena di Emmaus è un'opera del 1606, oggi conservata a Brera, a Milano, di minore dimensione della precedente, misura 1,41 m per 1,75 m. Questa è un'opera straordinaria per tantissimi motivi. Possiamo dire che questa è l'opera dello spartiacque biografico del nostro artista. Possiamo dire che c'è un prima Caravaggio e un dopo Caravaggio, cioè c'è un prima di Brera, possiamo dire un dopo Brera, nel senso che questa opera segna veramente qualcosa di grande. E andiamo a vedere cosa. 28 maggio 1606. Michelangelo uccide un uomo e va in fuga. Ora, su cosa successe quel giorno di maggio, le testimonianze sono molteplici. La cronaca, possiamo dire, che circolò per molto tempo, e capiamo anche poi perché, è quella che vuole un Caravaggio che entra in lite per futili motivi con questo Tommassoni. Cioè siamo in un campo di pallacorda, un gioco dell'epoca che si gioca in grandi spazi, probabilmente ci sono delle scaramucce per questioni legate a questo gioco. Il Caravaggio, che non è di semplice carattere, probabilmente ha una reazione spropositata e viene fuori e uccide uno. Ora, tutto va bene che il Caravaggio fosse anche un violento, ma far fuori uno perché per motivi così futili non mi sembra alla storia, sembra un po' ridicolo. Allora i motivi vanno ricercati altrove e vanno ricercati in questione di donne, in questione di donne. Lo accennammo già nel primo incontro, si pensa che Caravaggio avesse fatto delle considerazioni alla moglie di questo Tommassone. Ora, forse lo vediamo anche nel corso, se voi leggete una biografia del Caravaggio, vengono riportate anche le cronache del tempo. Ora, diciamo che i termini usati dal Caravaggio quando doveva dire qualcosa a qualcuno, fossero poliziotti, fossero altri artisti, ecco, non è di un seminarista, ecco, diciamo così. Sono molto pesanti, quindi si pensa anche che gli apprezzamenti della moglie del Tommassoni siano stati un po' pesanti, ecco. Entrano in lite, ovviamente, e ingaggiano in qualche modo un duello. Il Caravaggio amava molto le armi. Si dice che fosse espertissimo nell'arte della spada o del pugnale. Le cronache, le testimonianze dicono che Caravaggio girasse sempre armato. Vi ricordate che c'è un papa che voleva fare per il 1600 un po' di pulizia a Roma e bandisce le armi? Non si possono portare armi, se non ovviamente col porto d'armi. Caravaggio verrà arrestato anche perché per porto abusivo di armi. Lui portava sempre il pugnale con sé, era bravissimo anche a usarlo. Anche perché siamo in una Roma in cui bisognava difendersi. Era una Roma dove la delinquenza era con delle percentuali impressionanti. Quindi probabilmente lo usava anche per legittima difesa. Lo portava, era bravo. Viene arrestato, viene denunciato, arrestato anche per porto abusivo d'armi, abbiamo detto. Ma quel Papa aveva anche ritenuto in qualche modo fuori legge tutti i duelli, non si poteva duellare. Ora il Caravaggio e il Tommassoni,
se ne sbattono abbastanza di quello che viene bandito e si danno appuntamento in quel giorno, il 28 maggio del 1606, in un luogo dove ci fosse molto spazio, ovviamente in un campo di pallacorda. Ecco perché Tommassoni verrà ucciso in un campo del genere. E da lì nasce poi tutto il resto. Vi leggo. Allora, volevo leggervi. Qualcosa in riferimento a questo. Vi leggo, forse non l'ho citato, forse nell'ultimo incontro possiamo anche potremmo dare anche una biografia per approfondire Caravaggio. Io ritengo che la migliore biografia oggi in circolazione sul Caravaggio sia quella di Andrew Graham Dixon, un personaggio. Un giornalista che ha dedicato 10 anni di ricerca sul Caravaggio, quindi sul Caravaggio si sa pochissimo, ma quello che si sa in questo libro c'è, in qualche modo. Proprio lui ha fatto veramente, ha dedicato anni alla ricerca, quindi tutto quello che lui dice sulla biografia del Caravaggio lo dice con cognizione di causa perché riporta quei documenti, quei pochi documenti che ci sono. E scrive in riferimento a questo. I fatti di cui siamo a conoscenza fanno propendere per una spiegazione ben diversa, cioè non quella dei futili motivi del gioco. Il quadro degli eventi di quella sera non potrebbero essere più chiari. Quattro uomini da una parte, quattro dall'altra, due combattenti, due secondi, quattro testimoni. Era tutto organizzato, ma fin tra i minimi particolari. Un incontro su un campo di pallacorda, un terreno piatto che veniva spesso usato anche per partite di scherma, come quel giorno del 1600, in cui Onorio Longhi aveva assistito alla disfida di due scremitori in un campo da gioco della Palla di Franzesi, a Santa Lucia della Tinta. Lo scontro fra Caravaggio e Ranuccio Tommassoni non era avvenuto casualmente, era stato un duello preorganizzato. Le storie sulla partita di pallacorda, la scommessa, il fallo contestato, erano tutte menzogne, improbabili voci messe in giro dai partecipanti stessi per nascondere ciò che era realmente accaduto. La finzione era opportuna, il duello era illegale nella Roma Pontificia e punibile con la morte. Cosa succede? La peggio sappiamo proprio questo Ranuccio Tommassoni. Tommassoni viene colpito da un fendente all'inguine. La cronaca dice degli astanti, c'è un sacco di gente che sta assistendo a questo duello. Tommassoni cade di spalle, Caravaggio ne approfitta, prende col pugnale la spada, infilza questo uomo nell'inguine. Il che provoca la morte quasi istantanea. Ora Caravaggio deve scappare da Roma perché da Roma e da tutti gli stati pontifici. Perché? Perché si è reso diciamo reo, ecco, è reo di omicidio e l'omicidio nella Roma Pontificia veniva condannato con la morte. Cioè il dettame papale, perché era il Papa che ordinava questo, anche queste terribili condanne. Siamo in una pagina della storia molto triste anche per la Chiesa. Comunque, il Papa commina questa pena, il Caravaggio può essere ucciso da chiunque, con la pena capitale. Cosa vuol dire la pena capitale? Capitale deriva da caput, vuol dire testa. Chiunque può uccidere il Caravaggio, l'importante è che venga portata almeno la testa, capitale. La pena capitale che venga riportata a Roma almeno la testa di questo uomo.
La taglia era altissima per chi fosse riuscito a prendere Caravaggio e ucciderlo. Quindi Caravaggio deve scappare. E dove va? Va da amici, quei pochi amici che Caravaggio ha, perché dato anche caratterino non si era circondato proprio da grandi personaggi, quindi deve anche andare da gente che può proteggerlo. Lascia Roma e va immediatamente a Zagarolo. Zagarolo è vicinissima a Roma, ma intanto comincia ad andare lì, si nasconde dal principe di Zagarolo, che si chiama Marzio Colonna. Perché questo personaggio? Perché il Colonna è molto legato alla biografia del San, del, di questo, di questo, di questo artista. Nella biografia, non so se vi ricordate, c'è la zia di Caravaggio, Margherita Ratori, dalla parte della mamma, sorella della mamma, quindi dalla parte materna, che prestò come servizio per lungo tempo nella Casa Sforza di Milano. Gli Sforza di Milano erano molto legati ai Merisi, cioè alla famiglia di Caravaggio, non per altro, non per lignaggio, ma semplicemente perché questa baglia deve essere stata molto amata da quella famiglia. Soprattutto noi sappiamo che la zia è baglia dei figli di Costanza Sforza. Questa Costanza Sforza rimarrà per tutta la vita legata al Caravaggio, l'aiuterà in diverse circostanze, appunto perché per quello che ha ricevuto dalla zia. È bello anche questo legame, no? Questa donna ha avuto anche il biografo ricorda questa figura. Ora, questa Costanza Sforza si sposa con Marzio Colonna. Ecco perché Caravaggio si rifugia dai Colonna. Perché lì c'è Costanza, c'è Marzio, che in qualche modo possono aiutarlo. Possono aiutarlo per quello che riescono, infatti dovrà scappare quasi immediatamente anche da Zagarolo per rifugiarsi poi in un'altra famiglia. Siamo a Palestrina, quindi da Zagarolo va a Palestrina, sede di altre colonne, colonne di Pogliano. E qui a un certo punto deve imbarcarsi per Napoli, grazie anche a Luigi Caraffa, che è un nipote dei Colonna. Comunque deve scappare, è un animale braccato in qualche modo, salva la pelle. Pensate, chiunque può prenderlo e ucciderlo. Pensate al terrore di questo uomo. Per questo abbiamo detto che siamo in un'epoca in cui le cose stanno precipitando per Caravaggio. Sta precipitando perché cambierà tutto. Non cambierà soltanto la sua psiche e terrorizzato, ma cambierà la sua opera. Per questo che se noi guardiamo, proviamo a guardare quest'opera, la Cena di Emmaus, dipinta in questi frangenti. Deve vivere, deve mangiare, quindi deve dipingere e dipinge, comincia a dipingere quest'opera, 1606. Per chi la dipinge? Per il padre di Costanza. Non è un'opera che deve andare in una chiesa, quindi non rischia di essere rifiutata, almeno questa. Il marchese Patrizi, che commissiona questa opera, la commissiona per la devozione privata. E cosa notiamo? Notiamo l'essenzialità. Guardate, anzitutto i colori. I colori, qui non è soltanto questione di riproduzione. L'opera di Brera, La Cena di Emmaus, è famosa per i suoi colori terrosi, i colori non sono più i colori. Poi vediamo il parallelo con adesso vedremo quella di Londra. Però
ma sono colori essenziali, sembra quasi monocroma quest'opera, è un'opera monocroma. E poi guardate la tavola è essenziale. C'è un personaggio, guardate il personaggio che ci dà le spalle, guardate queste mani, sono mani aperte, è vero, dello stupore di avere di fronte il Cristo risorto, siamo ad Emmaus, dopo la resurrezione, ma sono anche mani drammatiche, che esprimono un dramma. Soltanto 4 anni prima il Merisi aveva già dipinto una cena di Emmaus. E questa, quella che abbiamo detto, oggi conservata alla National Gallery di Londra. Vedete, tutta un'altra storia. Gliela commissionò Ciriaco Mattei, collezionista d'arte romana, pagata 150 scudi. Sono passati soltanto 4 anni. Ma è veramente tutta un'altra cosa. Guardate i colori, guardate cosa c'è su quella tavola. Ecco, confrontata con l'altra, è necessario mettere ecco, il nostro incontro sarà tutto sul parallelo tra queste due opere. Bisogna, purtroppo si rimpiccioliscono, ma è necessario averle a fianco. Sono passati solo 4 anni, ma tutto nella vita del Caravaggio è cambiato. È cambiata la vita del Caravaggio. Adesso Caravaggio è in pericolo di vita. Cosa rimane? Rimane l'essenziale. Ma rimane, nell'opera di destra di Brera, rimane l'unico personaggio essenziale veramente, che è Cristo. Allora concentriamoci sui personaggi, perché sono importanti. Nella versione londinese compare un personaggio in più. Adesso non abbiamo tempo perché dovrei leggervi tutto il passo di Emmaus, però è molto lungo, spero lo conosciate, no? Gesù dopo la resurrezione, o meglio, due personaggi dopo la resurrezione di Gesù stanno lasciando Gerusalemme, vanno verso Emmaus molto tristi, col volto abbattuto, perché viene infranto il loro sogno. Avevano riposto grande fiducia, grandi speranze nel Gesù di Nazareth, è morto in croce, e quindi tornano da Gerusalemme delusi, tristi, col cuore abbattuto e il volto abbattuto. Ma si fa loro vicino Gesù, li ascolta. Ma cosa è successo? Ma solo tu sei così forestiero che devi non sapere. E Gesù dice: ma raccontatemi, raccontano. E loro dicono: ma è sera, vieni in casa, mangia con noi. Gesù entra e si consuma questa cena che viene rappresentata dal Caravaggio, la cena di Emmaus. Ora, se noi guardiamo i personaggi, il brano evangelico cita tre personaggi: cita Gesù, Cleopa, scusate, e un altro di cui non sappiamo il nome. Quindi sono tre, ma qui ce ne sono più di tre. Addirittura Brera ne aggiunge una. Quindi, nella versione londinese, alla vostra sinistra c'è Gesù, i due, quindi Cleopa e l'altro, e poi c'è un oste sulla sinistra. In quella di Brera c'è l'oste ancora e vicino un altro personaggio, quindi ne aggiunge uno, una donna, un'anziana donna, un inserviente, ha un vassoio in mano. Ma concentriamoci su Gesù, poi vedremo i personaggi. Gesù di Londra, ecco, no? Gesù è un Gesù vincitore, è un Gesù con forza, infatti manifesta tutta la forza del risorto. Allineamenti femminili, guardate, cos'è che vi colpisce, se vi colpisce qualcosa? Manca qualcosa? Manca la barba. Gesù senza barba è molto particolare. È molto particolare. Ora, se mi permettete, e mi permettete ovviamente,
di fare un piccolo excursus sul Gesù barbato e Gesù sbarbato, no? Ma semplicemente perché è importante, Così quando voi vedete un'opera di Gesù senza barba, ma che è Gesù senza barba? Allora, partiamo da lontano. Nell'arte paleocristiana veniva presentato spesso un Cristo glabro. Guardate qui. L'arte paleocristiana, voi sapete che i primi cristiani non avevano un'arte cristiana, non esisteva un'arte cristiana, ce la sarebbero costruita con i secoli. Quindi dovevano per forza recuperare cliché artistici provenienti da altre culture, da altre tradizioni. Pensiamo al Cristo nelle catacombe di Domitilla a Roma. Questo è un affresco conosciutissimo, E quello che colpisce è Gesù intorno alla tavola senza barba. Siamo nei primissimi secoli della Chiesa. O il buon pastore. Questo è ritenuto un affresco importantissimo, è ritenuto la prima rappresentazione del Cristo. Fantastica. Siamo nel terzo secolo, intorno al 200, ed è nelle catacombe di Priscilla a Roma. Però ancora un Cristo glabro, un Cristo senza barba. O al Gesù nelle vesti di Apollo, nei sarcofagi romani del secondo e quarto secolo, queste sculture. Abbiamo detto che i primi artisti, possiamo dire, che devono rappresentare o vogliono rappresentare Cristo, si devono rifare all'arte precedente. Ora, Cristo doveva essere un uomo bellissimo. Per rappresentare l'uomo bellissimo, qual era l'uomo bellissimo dell'epoca greca, il bello per eccellenza? Apollo. Quindi viene rappresentato, in alcune rappresentazioni, il Cristo apollineo, bello, senza barba. Ma Cristo è anche, non è soltanto il più bello fra i figli dell'uomo, è anche il più sapiente degli uomini, quindi bisognava rappresentarlo anche come sapiente. Ecco allora che si comincia a rappresentare Cristo con la barba. Perché? Perché tutti i sapienti, guardate, Socrate, ma tutti i grandi sapienti greci hanno la barba, cioè la barba che rappresenta la sapienza. Ecco allora che l'Oriente predilige nella rappresentazione cristica il Cristo sapiente, quindi con la barba. In Occidente si predilige il Cristo glabro, bello da vedersi. Quindi sono due tradizioni. È vero che poi si vince, possiamo dire, perché sono due tradizioni, vince un po' dappertutto a questo punto, nei secoli, il Cristo con la barba. Perché? Perché fa molto, diciamo, scalpore quella rappresentazione del Cristo rappresentato sul Mandilion di Edessa. Adesso non vi sto a spiegare tutta la storia del Mandilion. Comunque, acherotipa, cioè è la figura di Gesù non fatta da mano d'uomo. Cioè la leggenda vuole che si sia impressa su un telo l'immagine di Cristo, cioè che non sia stato un artista, un pittore, ma che si sia impressa. Ecco il Mandilio di Edessa. Tenete conto che la Sindone di Torino ha la stessa storia, si è impressa senza opera d'uomo. Anche questa è leggenda, passatemi il tempo per capirci. Ecco perché prende sopravvento il Cristo con la barba, perché nel Mandilio, nella Sindone e in altri luoghi c'è questa tradizione del Cristo con la barba. Ecco, e bisogna prendere quella perché quella è l'immagine non fatta da mano d'uomo. Ma torniamo, perché il Caravaggio a questo punto, se è così invalso l'uso del Cristo barbato, perché Caravaggio
opta per un Cristo senza barba nel Cristo del londinese. Bisogna rifarsi a Michelangelo. Guardate il Cristo del giudizio universale della Sistina. Sono passati pochissimi anni, 30 anni prima, Michelangelo Buonarroti dipinge un colossale Cristo giudice e senza barba nella Sistina, nella parete di fondo del giudizio universale. Ora, perché possiamo essere sicuri che il Merisi si sia rifatto a questa opera? Soltanto perché è senza barba? Un po' poco. Provate a guardare, adesso su questa slide, provate a guardare il braccio sinistro di Michelangelo. E guardate il braccio sinistro del Cristo di Londra. Uguale. Stesso atteggiamento, è impressionante. Quindi i critici dicono, ovviamente, non questo è il Cristo del Michelangelesco. Poi è vero, la destra di Michelangelo, del Buonarroti, è giudicante, quello di Caravaggio è benedicente, ma ora abbiamo capito perché il Michelangelo il Merisi opti proprio per questo Cristo glabro. Il Gesù nella terra di Brera cambia, il Cristo non è più il Cristo luminoso del quadro di Londra, ma un uomo che ha conosciuto fino in fondo tutto il dramma dell'angoscia, della solitudine, dell'abbandono, della morte. È vero, è un Cristo risorto, ma è un Cristo che è risorto a prezzo di una sofferenza indicibile. Qui Caravaggio ha voluto proprio rappresentare un Cristo sofferente, risorto ma sofferente. Guardate quello di Londra, il braccio sinistro è addirittura indicante quasi, ma sollevato. Il braccio sinistro di destra, della Brera, dell'opera di Brera, non riesce, Gesù non riesce neanche a alzare la mano, è sfinito. Quello è un Cristo sfinito. E allora Caravaggio in realtà rappresenta se stesso in quel Cristo. È un Cristo, è un uomo sfinito quello che sta dipingendo quest'opera. È un personaggio, un artista, è un uomo in fuga, terrorizzato, stanco. Vive ramingo, vive fuggiasco. Ma Caravaggio sa che Cristo si avvicina anche a lui. Questa è la cena di Emmaus. E nella cena di Emmaus sappiamo che Cristo si fa accanto a chi ha il volto abbattuto, chi è triste, chi è stanco. Caravaggio sa che anche nella sua situazione c'è un Cristo che vuole sedersi a tavola con lui, che non si allontana. Tutti cercano per farlo fuori. Cristo lo sta cercando per salvarlo. Perché Cristo è il buon pastore che non può abbandonare le sue pecore, soprattutto quelle che si sono perdute. Concentriamoci sui viandanti. Il testo, abbiamo detto, del Vangelo afferma che i viandanti sono due discepoli. Uno è Cleopa, l'altro non si sa. Nei Vangeli, quando si sa il nome di qualcuno, è una cosa, ma il problema, o meglio, la cosa bella è piuttosto il nome dello sconosciuto, cioè del personaggio di cui non conosciamo il nome. Perché? Perché è un invito dell'evangelista di metterci al suo posto. Cioè, nella cena di Emmaus, uno è Cleopa e l'altro sono io. Cioè, non ha nome, vuol dire che è il mio nome. Questo è nella cena di Emmaus, ma in tanti altri passi del Vangelo. Tenetelo presente, quando non c'è il nome specificato, è il mio nome, sono io invitato a mettermi lì. Ora, la tradizione vuole che, così identifica, ma è una tradizione, ovviamente non c'è scritto da nessuna parte nei Vangeli, vuole che l'altro personaggio senza nome sia San Luca.
Perché? Non solo perché Luca è l'unico a parlare di Emmaus, è vero, lo cita anche Marco, ma al capitolo 16 spende soltanto due versetti velocissimi, ma Luca fa al capitolo 24 fa un'lunghissima presentazione di Emmaus. Perché Luca? Bisogna rifarsi a un personaggio. Si chiama Jacopo da Varazze. Chi era questo Jacopo da Varazze? Varazze è un paesino vicino in Liguria, vicino a Celle Ligure. Jacopo da Varazze fu un grande biografo. Scusate, un grande sì, biografo di santi. La biografia di santi si chiama agiografia, quindi è un agiografo. Chi scrive dei santi si chiama agiografo. Era un grande agiografo. E scrisse un bestseller che si intitola La Leggenda Aurea. La Leggenda Aurea è un insieme di una galleria di santi descritti da questo Giacomo da Varazze. E perché è importante questo testo? Perché gli autori rinascimentali, i pittori, gli artisti rinascimentali si rifanno a questo libro sul per come rappresentare i santi. Quindi Giacomo da Varazze, con un po' di fantasia, dice questo: che il nome Luca significa, si può tradurre con colui che si alza, colui che si eleva. Allora, perché? Perché è il personaggio che si è elevato talmente tanto da poter scrivere anche un Vangelo come quello di Luca, della misericordia. Quindi, se Giacomo da Varagine o da Varazze dice che Luca è colui che si alza e la tradizione in qualche modo rappresenta Luca in quest'opera, allora va da sé che il Caravaggio ha rappresentato San Luca in quel personaggio, vedete, sulla sinistra, sulla Savonarola, perché che si sta alzando. Quindi possiamo dire San Luca, secondo questa tradizione, è colui che si sta alzando e l'altro deve essere, per forza di cose, Cleopa. Quindi questo personaggio, bellissimo questo atto di alzarsi. Nell'opera di Brera le cose si capovolgono perché il personaggio che si sta alzando, quindi presumibilmente Luca, possiamo dire, è quello che si sta aggrappando al tavolo e si sta alzando. C'è anche la freccina che indica. Allora, concentriamoci adesso su un altro personaggio. Questi sono i due personaggi, uno che ci dà le spalle, l'altro di... Ecco, volevo solo farvi ancora notare una cosa. Guardate l'orecchio di questo personaggio. Ora è sproporzionato, è molto grande questo orecchio. E poi anche inarcato, non vorrà dirci qualcosa Caravaggio. Ora, Luca, chi è? Luca è l'evangelista che è molto attento, è stato molto attento alla parola di Gesù, tanto da poterla scrivere con così alta precisione. E l'organo preposto all'ascolto è l'orecchio. Quindi forse, non sono mie lucubrazioni queste, vi porto anch'io quello che alcuni critici dicono, forse Caravaggio ha voluto rappresentare questo uomo con l'orecchio molto teso per non perdere una parola del maestro. Quante volte Gesù dice: se uno ha orecchi per intendere, intenda. Si tenga conto inoltre che la domanda di fondo di Luca 24, di questo episodio, è: come poter incontrare il risorto nella mia vita? Cioè, la domanda è questa: come posso fare esperienza del risorto nella mia vita concreta? Perché
Il Caravaggio ci sta dando una risposta attraverso l'ascolto, quindi orecchie ben tese, e attraverso l'Eucaristia. Su questo tavolo, vedremo dopo, si sta celebrando un'Eucaristia. Quindi in qualche modo si sta rispondendo a questa grande domanda di Luca 24. Nella tela londinese, sempre la prima che il Caravaggio ha, vi inviterei a notare il personaggio di destra. Il personaggio di destra è straordinario. Guardate, ha le braccia spalancate a formare quasi un tau, e questa è una croce vivente, ma guardate la mano che viene verso di noi, sembra bucare la tela, è quasi tridimensionale. È fantastica, è fantastica, è impressionante. Questo è veramente uno i critici dicono che è uno delle gemme di Caravaggio, questa mano. Ma guardiamo gli altri personaggi, l'oste. In entrambe le tele l'oste, è un personaggio inventato, non c'è nel racconto evangelico. Ed è anche curioso, Caravaggio è vero, abbiamo detto, non inventa nulla però, eh? Nel senso che vedremo dopo che c'è una tradizione che voleva già l'oste nella cena di Ema. Comunque lo vediamo. Ma concentriamoci su questo personaggio. È molto simpatico l'oste. Da entrambe le parti non sta. Tutti sono stupiti, eh? Uno si sta alzando, l'altro spalancato. E l'oste che lo sta guardando per dire: ehi, ma chi paga tutta sta roba? Cioè, questo è l'atteggiamento. E se voi guardate, sembra padre e figlio. I due osti si assomigliano tantissimo. Hanno tutti e due questo berrettino. Uno è più giovane, sembra il figlio di quello di Brera, no? Bellissimo l'atteggiamento, proprio dire: ma c'è qualcuno che paga? Ma forse il messaggio che ci sta sotto è ancora più bello, cioè Cristo si rivela, si siede al tavolo della nostra quotidianità, perché tutti, ma proprio anche tutti, anche quelli che se ne fregano, in qualche modo possano partecipare alla sua presenza. Anche i disinteressati, anche quelli che hanno altri interessi, possono assidersi alla mensa di Cristo. Questo è il bel messaggio che vuole far passare forse anche Caravaggio. E forse una volta che, anche se accosti Cristo per tutt'altro motivo, forse ne rimane affascinato e comincerai un percorso anche tu. E dove ti porta? Forse ti porta a farti servo, perché frequentando Cristo, attraverso la parola, attraverso l'Eucaristia, l'obiettivo è quello di farti servo, come Cristo, che si è messo a servizio. Ha dato la vita. E dove è sottolineato questo farsi servo? Nell'oste, nella donna, probabilmente moglie dell'oste, che ha un vassoio in mano. Lei probabilmente è invecchiata a servire i fratelli. È interessante anche notare che tra tutti i personaggi, da entrambe le parti, cioè da entrambe le opere, questo uomo apparentemente disinteressato o interessato a solo una cosa è anche quello più vicino a Cristo. Gli è addosso, gli è letteralmente addosso. Gesù è morto e risorto, infatti, perché tutti possano essere salvati. Tutti. Guardiamo le suppellettili. Cosa c'è su queste tavole? Anzitutto va detto che queste tavole sono due altari, senza dubbio. Caravaggio ha voluto rappresentare due mense eucaristiche. Cos'è che ce lo dice? Innanzitutto la tovaglia. Quella tovaglia, le due tovaglie, vedete, sono ricamate lateralmente e hanno lino bianco sopra. Era il modo di imbandire gli altari all'epoca rinascimentale, cioè all'epoca di Caravaggio. Altro elemento. Vi si trovano il pane e il vino su entrambe le opere, cioè l'essenziale per celebrare un'Eucaristia.
Tenete conto, siamo in piena Controriforma, è importante riaffermare il sacramento fondamentale del cattolicesimo, cioè l'Eucaristia, la Messa. Eucaristia messa in crisi dall'ondata protestante che sta sconvolgendo l'Europa, quindi bisogna riaffermare fortemente l'Eucaristia. Ecco perché deve essere per forza due altari. Quindi. Abbiamo detto che sulle tavole vi è del vino. Nel dipinto londinese si trova alla destra di Gesù, lo vedete, insieme ad una caraffa con dell'acqua. C'è il bicchiere di vino più vicino a Gesù, poi c'è la caraffa con l'acqua. Vi inviterei, adesso purtroppo la slide non rende, ma andate poi a sfogliare un libro d'arte. L'acqua di quella caraffa è impressionante. È impressionante, sembra toccarla, sembra vera. E poi una caraffa di vino. In quella milanese si trova il vino dentro un calice alla destra di Gesù, è quasi impossibile vederlo, c'è, è dietro la caraffa, ma un pochino si vede, ma c'è del vino, è un bicchiere. Questo è chiaramente rosso, mentre è bianco nella tavola londinese. Perché uno bianco e uno rosso? Il Concilio di Trento, da poco celebrato, permise l'uso indifferenziato del vino rosso e del vino bianco per celebrare la messa. Perché è invalso l'uso del vino bianco? Poi si è affermato probabilmente il vino bianco, semplicemente per un motivo molto pratico, anzitutto, che il rosso sporca molto le suppellettili, no? Quindi per chi doveva lavare era meglio certamente il vino bianco, ma poi anche per scoraggiare un'identificazione troppo immediata, cioè non doveva richiamare, il vino rosso poteva sembrare troppo il sangue di Cristo, eh? Ma questo rimane vino, cioè per scoraggiare in qualche modo un'identificazione troppo pesante si è optato per il bianco. Ma torniamo sulla tavola. La tavola londinese ha ogni ben di Dio, abbiamo detto, addirittura un pollo arrosto. Cosa ci fa un pollo arrosto in una celebrazione eucaristica? In quella milanese cosa c'è? Non c'è più nulla, c'è soltanto del pane già spezzato e un po' di insalata, un po' di verdura e basta, scompare tutto. Concentriamoci su quella di Londra. Sulla londinese c'è al centro della tavola un canestro di frutta. Compare solo qui, tra le due. Ci viene addirittura incontro, guardate, sembra, spo e sporge. Esce dal tavolo questa canestra. E se voi guardate, è frutta tutta un po' andata. Altra accusa che verrà mossa al Caravaggio, ma come? Un canestro di frutta è soltanto, può essere soltanto rappresentata con frutta ideale. E mi vai a mettere della frutta macata, bacata, con acini andati, marci, no? Ma qui Caravaggio vuole dirci qualcosa. È tutta frutta un po' andata. Perché? Il tempo sta passando, è inesorabile. Il tempo deteriora le cose, fa appassire le foglie. Spacca i fichi, la melagrana, intacca la buccia delle mele. Non soltanto il tempo tocca la natura, tocca anche gli abiti. Guardate il gomito di questo personaggio, è rotto, è squarciato. Quello che vuol far passare Caravaggio è che il tempo deteriora, il tempo passa. A meno che non si cominci ad amare, a servire. Vedete qual è il messaggio? Bellissimo. Tutto passa, solo l'amore rimane. Il canestro colmo di frutti è simbolo quindi della fragilità dell'esistenza terrena. Ditemi, non può non tornare alla mente un altro canestro di frutta già dipinto un po' di anni prima. È identico, praticamente. C'è solo una differenza. Qui, ve lo risparmio, ma assi vi assicuro, ci sono 12 frutti. Sono anche i numerini.
Qui ci sono, un pochino più difficili da identificare, ma ce ne sono 11, uno in meno. Come mai? Perché qui siamo dopo. Allora, cos'è questa canetta di frutta in questa opera? È la Chiesa. È la Chiesa che porta in sé l'umanità rappresentata dagli undici. Quindi la canestra, possiamo dire, è Cristo. Cristo che è la Chiesa, è Cristo che porta l'umanità qui rappresentata dagli undici discepoli. Perché undici? Perché uno manca, che è Giuda. Qui siamo già dopo la resurrezione, Giuda non c'è già più, ecco perché undici. È una Chiesa che è fragile, tutta bacata. La Chiesa è vera, è santa peccatrice, dicevano i padri. E peccatrice vuol dire che siamo, la Chiesa è fatta di uomini e donne bacate, a volte anche marci, ma è sempre Chiesa e Cristo la porta. È una Chiesa che può anche rischiare di precipitare, ecco perché si sporge fuori dal tavolo. Rischia di precipitare, ma non precipita, perché è Cristo che la tiene. Ma Cristo, eh sì. E cos'è che... Poi lo vediamo, c'è un simbolo che a dirci che quello è proprio Cristo, quella canestra di frutta. È curioso notare come nella tela londinese vi siano degli elementi simbolici disseminati qua e là. Guardate la conchiglia del pellegrino appuntata al petto della figura di destra. Il pellegrino è il simbolo classico del cammino di Santiago. Ma guardate. L'ombra che proietta la canestra di frutta è un pesce. E il pesce è il simbolo di Cristo della Chiesa primitiva. Vedete allora che quello è veramente Cristo. È veramente Cristo. Ma il pollo arrosto cosa si sta a fare? Con due ossicine di gambine. Queste zampette stecchite. Ora c'è da chiedersi, apparentemente non ci azzecca nulla, anzitutto perché nella cena ebraica al massimo doveva comparire l'agnello, ma non un pollo. Perché? Perché il famoso agnello con cui si celebrava la cena pasquale, l'agnello immolato, l'agnello sgozzato, che l'Antico Testamento dice di uccidere perché permette l'uscita dall'Egitto, tutte queste cose qua. Ma voi sapete che nell'ultima cena Gesù non usa, strano questo, non usa nessun agnello. Perché? Usa soltanto vino e pane. Perché l'agnello è lui. Cioè, il messaggio dell'ultima cena di Gesù è che è finita l'epoca in cui bisogna sgozzare animali per poter compiere la salvezza. Sono io che verrò sgozzato, cioè morirò su una croce e sarò la vostra salvezza. Ecco perché Gesù non usa l'agnello nell'ultima cena. Ma tenete conto che l'agnello nell'ultima cena ebraica veniva diviso nelle sue parti e i bocconi più buoni venivano dati alle persone più autorevole. Gesù cosa usa? Usa soltanto del pane e il pane è dappertutto molto buono. Non so se ci avete mai fatto caso, eh? Perché viene usato il pane? Perché il pane ovunque lo spezzi è sempre pane, non è come l'agnello che ha parti buone e parti cattive. Non è, e quindi non ci sono più persone autorevoli a cui darlo e persone non autorevoli. Il pane, cioè la vita di Cristo, viene data per tutti allo stesso modo. Non c'è più differenza di persone. E questo è importante. Guardiamo l'agnello. È vero, abbiamo detto che l'agnello non c'è nella tavola. L'agnello al massimo era visibile sul vassoio di questa serva. Quella è una costoletta d'agnello, ve lo assicuro, anche poi guardatevelo sempre voi con... Ed è una costoletta d'agnello molto...
evanescente, addirittura trasparente, ma questo è un particolare. Ma non abbiamo ancora risolto il fatto del pollo morto. Cosa ci fa il pollo morto? Ma semplicemente va a inscriversi in tutto questo elemento di caducità. Non solo la frutta è caduca, non soltanto il gomito è squarciato, cioè no, il tempo colpisce tutto, anche gli animali. Quindi il pollo è un altro simbolo di decadenza. Di decadenza. Questo. Il Bellori, biografo del Caravaggio, abbiamo detto che è biografo e scrive anche ovviamente di arte, ed è curioso come di fronte a questo capolavoro non poteva dire che bell'opera, veramente Caravaggio è un genio, doveva trovare qualcosa tipico che non andava. Vi leggo cosa scrive il Bellori, tanto per dire che Caravaggio, ma non solo Caravaggio, ma c'è cioè un artista, deve anche difendersi molto dagli invidiosi che ci sono sempre, no? È un po' la questione della volpe e l'uva, no? Ciò che non si riesce a raggiungere, allora la si disprezza. Lui scrive: oltre alle forme rustiche dei due apostoli e del Signore, figurato giovine senza barba, vi assiste l'oste con la cuffia in capo e nella mensa vi è un piatto d'uve, fichi, melagrane, fuori di stagione. Sì, come dunque alcune erbe producono medicamenti salutiferi e veleni perniciosissimi, così il Caravaggio, sebbene giovò in parte, fu non di meno molto dannoso e mise sotto sopra ogni ornamento e buon costume della pittura. Cosa dice il Bellore? Sta criticando aspramente il Caravaggio perché ha dipinto un'oste col cappello in testa e di fronte a Cristo bisogna togliersi il cappello. E poi quella frutta è fuori stagione. Perché fuori stagione? Perché Gesù probabilmente è appena risuscitato, quindi la Pasqua viene sempre celebrata primavera, no? Primavera inoltrata. Ora la melagrana, i fichi, è tutta roba fuori stagione. Pervertire, questa frase è durissima, dannoso e mise sotto sopra ogni ornamento e buon costume della pittura. E qui dice: finché Annibale Carracci venne ad illuminare le menti e a restituire la bellezza all'imitazione. Fantastico. Per fortuna che arriverà poi un Carracci a mettere le cose a posto. E ve l'ho detto questo perché è curioso, ecco. Ma la tela di Brera, torniamo a Brera, la tela di Brera è stata sottoposta a una grandissima opera di restauro, ma soprattutto di radiografia. È stata molto radiografata, è una tecnica che si usa molto oggi per il restauro. E cosa si è notato? Si è notata una cosa molto curiosa nel radiografare Brera. La tela di Brera. Il fatto che Caravaggio ha lavorato tantissimo a quest'opera. E cosa risultava? Qual era? È fantastico vedere, ci sono nei libri le varie fotografie. In quel buio a sinistra si intravede, nelle radiografie ovviamente, uno spazio aperto, cioè Caravaggio aveva dipinto una finestra o addirittura un porticato con tanta luce, con alberi e animali. Era un giardino. Poi a un certo punto chiude tutto. Perché? Ma sul perché, forse per rendere tutto molto più intimo, perché una scena dove la luce non doveva arrivare da fuori, era Cristo che doveva illuminare il tutto. Però si è dimenticato forse qualcosa, ma è curioso questo fatto. Guardate le ombre proiettate sul tavolo, sono tutte ombre che presumono ancora una luce proveniente da sinistra. Cioè ha tappato le aperture, ma non ha eliminato le ombre.
Ora abbiamo detto che il Merisi non inventa nulla, anche su questa apertura a sinistra ha dovuto rifarsi forse qualcuno, come la presenza dell'oste. Infatti deve avere per forza contemplato questa ultima cena del Moroni. Moroni sappiamo è famoso perché è il cavallo, ad esempio, che abbiamo visto anche la scorsa volta. Comunque, il Moroni, a questo punto di dubbia bellezza, dopo che contempli Caravaggio, quando vai su altre opere, per carità, Moroni era un grande, però questa è un'ultima cena, scusate, è una, sì, un'ultima cena, e con un'apertura alla sinistra, da lì arriva la luce, c'è un oste che sembra non azzeccarci nulla, in quel contesto. Comunque c'è un oste che sta portando un calice e sta servendo a tavola, quindi sicuramente il Caravaggio deve avere in qualche modo contemplato quest'opera. Ma a noi interessa tornare a Brera. Quest'opera di Brera, abbiamo detto, è essenziale, essenzialissima, è sommaria, abbiamo detto addirittura trasparente. Se voi guardate questa donna col vassoio, c'è una costoletta d'agnello. Se voi guardate bene, si intravede dietro la costoletta d'agnello la veste di questa donna, cioè è evanescente. Perché? Ci sono diversi motivi. Anzitutto, tenete conto che il Caravaggio doveva fuggire da una parte all'altra e non aveva tempo di tornare a ritoccare quello che aveva soltanto abbozzato. Quindi adesso le opere del Caravaggio risentiranno molto dell'abbozzo, della provvisorietà. Non ha tempo, deve fuggire. Ma io aggiungerei un'altra cosa, forse un pochino più profonda di questa. Michelangelo da lì a poco morirà, sta compiendo le sue ultime opere. Ora c'è da chiedersi, ma questo è un must nella storia dell'arte? Se voi contemplate i grandi artisti, più vanno avanti nelle loro opere e più sono, diciamo, essenziali. In Chagall questo è impressionante. Io faccio soltanto un esempio. Quello che viene adesso è la Pietà. Guardate, questa è la Pietà di Michelangelo. Siamo nella Pietà esposta oggi in Vaticano, in San Pietro, e secondo i nostri canoni è perfetta, è perfetta. La lavora, la scolpisce a 24 anni. Michelangelo ha 24 anni quando scolpisce quest'opera. Michelangelo ha scolpito diverse pietà. L'ultima è stata trovata nel suo studio quando morirà a 89 anni. Ed è la Pietà Rondanini, a cui era molto affezionato. Vedete, questa non è una pietà non finita. Questa è una pietà finita, la conclusa, ma è soltanto abbozzata. Vedete il passaggio dalla perfezione esterna alla perfezione interna. Cos'è la perfezione? La perfezione vuol dire compimento. E il cristianesimo ti dice che per compierti non hai bisogno di aggiungere, di cesellare, di migliorare esteticamente, hai bisogno di togliere piuttosto. Di togliere. E questa logica del togliere, tipica di Michelangelo, di diventare essenziali, di far rimanere soltanto ciò che è veramente essenziale, tutto il superfluo può cadere, tutto può cadere. Ci si costruisce eliminando, non aggiungendo. Questa è la grande lezione di tutti gli artisti grandi. Che più invecchiano e più abbozzano. Questo è fantastico. Quindi dobbiamo credere che il Caravaggio ha fatto lo stesso. Ecco, fretta ed essenzialità sono le parole giuste per definire la cena di Emos di Brera. Si noti un elemento importante. Sulla tavola scompare tutto rispetto alla tela londinese. Rimane soltanto il pane. Gesù sta benedicendo del pane spezzato. Ora, la scrittura e la liturgia ricordano i gesti contrari.
Prima si benedice e poi si spezza. Qui Caravaggio fa qualcosa di contrario, cioè capovolge il canone ufficiale. Qui prima fa spezzare il pane e poi lo benedice. Ma cosa vuol dire? Abbiamo detto che qui c'è il Caravaggio, questo uomo che è spezzato, questo uomo che è ormai un uomo infranto, però gode della benedizione di Dio. Io penso che sia molto bella questa intuizione. Caravaggio è come se volesse dire: anche una vita spezzata come la mia è motivo di benedizione e di grazia, sei in cerca di riscatto. C'è una frase nel prefazio della Messa Ambrosiana che recita così: anche il peccato, in virtù del tuo amore, è servito ad elevarci alla vita divina. Caravaggio è consapevole che anche lui, nella situazione drammatica che sta vivendo, è fatto oggetto della benedizione di Dio. C'è un Papa a Roma che rappresenta Cristo sulla terra, che sta cercando quest'uomo, il Caravaggio, per farlo maledire e uccidere. Ebbene, il pittore sa che Cristo, quel Cristo che è venuto a cercarlo, che adesso è dentro di lui, lo sta benedicendo per portarlo alla vita. Grazie.